Vlogmas numero, non ricordo. Sono le ore 7. 7:07. Oh, sì, 7:07 del mattino. Ma ce l'abbiamo espresso e probabilmente si è già realizzato. Che cosa è successo? Dyson, avendo visto rinnovata passione per la pulizia da Guglielmo. Ma non era così prima comunque. Hai notato? È stato uno scapolo d'oro. Mamma mia, è favoloso. Ragazzi, sposatelo. Quindi ci siamo sentiti con i ragazzi di Dyson di nascosto per organizzare una sorpresa per Guglielmo. Che cosa hanno fatto loro? Hanno deciso di fare molto di più e hanno sposato una puntata del Vlogmas. Ma cara, c'è di più. Ci hanno mandato questo e adesso andiamo a vedere come reagirà Guglielmo di fronte a una gioia, direi. Una bella gioia. Buongiorno. Non ci ignorare, Guldo, dillo a papà di non ignorarci. Gu, c'è una sorpresa. Cosa? Guglielmo? Dyson? Non ci credo. Non ci credo nemmeno io. No, no, ma è quello che penso io. Aspetta, non ho capito, ma è il più bello della mia vita. Guldo, sei stato rimpiazzato per dormire con me. Aspetta, ma è un vlog? Come funziona? È un vlog in collaborazione con Dyson. Cioè, Dyson ha visto la tua rinnovata passione per la pulizia. Posso adesso parlare di tutte queste cose senza sentirmi? Allora ho un'idea pazzesca. Oggi io obbligherò chiunque a mettere a posto tutto. Grazie di cuore Dyson, non ce la facevo più. Taci, va bene che è il tuo canale, ma io sto ringraziando delle persone. Grazie, non ce la facevo più. Ragazzi. Ma poi guarda che bel colore. Dai, proviamolo subito. Cioè, è pazzesco. È blu o viola? Sì, elettrico tipo. Vado a svegliarli io, ragazzi. Sveglia, su, sveglia, sveglia. Come nelle scorse puntate, cosa che dovete fare? Fare 2, 4, 2. Perfetto, riunione, riunione subito. Oddio, vi siete pazzi. Traumatico. Buona colazione, ragazzi. Ma la pizza? Che te va? Ma no, sì, sul legno. Ma mettetevi apposta. Stai bruciando tutto. Ma dite? Ma se vuoi puoi svuotarmela direttamente nello stomaco. Un assaggino, eh. Sei incappato, eh? Ma perché mentre mangiava pizza Gabriele si è spogliato? Scusami. Ragazzi, ma vi faccio il banana bread? Che è il banana bread? Ma sei Babbo Natale con la vestaglietta? Magari sono Mamma Natale. Grazie Gianmarco che mi prendi sempre per un uomo. Dai. Banana e pane. Banana bread è un pane alla banana. Dolce, tipo un plum cake alla banana col cioccolato e le mandorle. Che faccio il tuo bar? Vabbè, posso andare a farlo? Vai. Se fa cagare te lo diciamo, eh. Tanto mica è per voi, è per il capo. Lo mangio solo Guglielmo. Vabbè. Lo conoscete già? Ok? Diciamo, non ci hai mai fatto usare. Che conosciamo? Di vista! Oggi cambia la solfa. Per il vostro migliore amico, perché metterete tutto quanto in ordine. Oggi facciamo una challenge pazzesca. La challenge dell'ordine. Per ogni compito si sa. Da oggi c'è un nuovo inquilino. Lui. Questo qui è il robot di Dyson. Io me lo devo studiare. Quindi mentre io mi prendo il tempo per studiarmi, voi pulite. Eh? È meravigliosa questa cosa. Vai. Per adesso visivamente mi piace molto. Lo attaccherò in camera come fosse una chitarra. Posso provare? Secondo me. Suona? Invece di appenderlo lo dovrei proprio utilizzare. Tipo una chitarra che invece di guardarla devi suonare. Ma suona? Sì, suona. Se premi questo pulsante. Senti, 3 suoni diversi. Fammi vedere come funziona. Allora, lei ve la spiego dopo. Lei è proprio tipo un po' la regina. Non può toccare. Lei. Superfici delicate, zac, in 2 secondi l'hai attaccata. Sentite. Questa qui me la riuscite a muovere. Capacità di insinuarsi senza rovinare nulla. È un guanto. Ho la patente con questo. Delicate, hai detto. Delicatissima. Esatto. A questo punto, ma, fondamentale. Ma scusa, ti sei scordato un pezzo? No. 2 secondi. La accorciamo. I divani. Ciacalacalacalacalaca. La casa così, letto. Ok? La cuccia qui. Dei gatti e dei cani. Tutti le superfici. Raga, non voglio vedere un pelo in giro. Passiamo a lei. Che? Può aspirare delle briciole, sì. Ma può anche spolverare. E voi direte, che modo poter utilizzare questo strumento? Seguitemi. Oh, che stai facendo? Okay, grazie. Ma che è sta cosa? Ma conciata così? Nel senso, vabbè, fa Natale. Perfetto, fateci sapere se vi piace il nuovo look di Valentina. Bettina, distrarre i ragazzi con le tue pozioni. Detto ciò, briciole.
Via. Faccia la briciola. Questo qua, per la mia esperienza, lo preferisco fare una cosa che salva la vita. Seguitemi. Quanta polvere si annida qua, 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 qua. Ma soprattutto, cambio modalità boost. Tastiera del computer. Torno a casa, mia diletta. Ultimo accessorio vi faccio vedere, anche se ce ne sono altri. Light torque. Come Harley, scusa? Light torque. Devi toccarti con... È facile, light torque. Scusa, Gianni. Light torque. Degli specialisti nel settore. Seguitemi così, seguitemi così. Allora. Ok, a questo punto, in 2 secondi. Tac, tac, tac. Monti super, super veloce. High torque. Attacchiamo tutto quanto. Questo era quello di prima, segretissimo. Questo qui è più intelligente di te. A seconda della superficie, cambia la forza di aspirazione. Quello che vi chiedo per questo momento è chiudere gli occhi, aprire le orecchie. Sentite il suono. Ha alzato il livello di aspirazione perché ha capito da solo. Questa è una stregoneria, lo so. Vedete la cosa più stregonesca di tutte? Abbiamo finito di lavorare. Questo coso è già pieno. Sì, si è preso un botto di roba. Sì. Togliamo questo. Seguitemi per l'ultima magia. Apriamo. Tac. Fatto. Fatto. Oh, questa è la cosa. Chiuso. No, non chiuso. Fatto. Anch'io voglio fare il tac, però. Oh. Voglio vedere anche il robot quello lì. Vedrai in giro che cammina. Bella, grazie ragazzi. Ciao. Ragazzi, tutto bello. Ma se scusate, aspettiamo che finisce il bimbo. E appena va, finisce ha il bimbo, facciamo no? Fa tutto al bimbo. Comunque, gua, faccia sto tutorial. Ha fatto tutto lui. Quindi io direi, aspettiamo invece che finisce, come dice Ga. Ma mentre quello va in giro, noi portiamo giù 2 sacchi. Facciamo finta che abbiamo fatto tutto il resto. Senti questo ASMR. Raga, ok, Enrico, questi qua me li fai colorati, Gabriele, grazie mille. Ah, aspetta che anch'io ho dei colorati, grazie, aspetta, no. Arrivo subito. Oh, due ore per fare sto coso. Ma è l'albero di Natale? Scusatemi, dai. Che è sta cagata, ok? Un po' un ciambellone. Un cake, te l'ho già detto. Ora ragazzi sarà divertente perché questo stampo è molliccio. Non so se riuscirò a tirarlo fuori. È un molliccio. Ridiculo. Ma dov'è il banana? Angelina Jolie. Questi sono... No. Potete per favore bannare Gianmarco da questo canale? Le battute sono veramente troppo imbarazzanti. Ridiculo. Facci vedere la maestria. Non l'ho mai usato. Tirar fuori tutta la teglia. Genio della cucina. Eh? Forse con un ritardo in leviosa. Vedo che hai studiato incantesimi però. Mi piace molto. Mi serve una mattina. Argomenti. No. Ah! Sotto c'è. No, argomenti. Dai, ma non si va, non vale. Posso lavorare così. Lo asciughiamo no. Adesso. Un po' d'acqua sicuramente c'è. Incredibile. Sarà bagnato? Non ho neanche gli stecchini per verificarlo. Tira fuori sto... dai. Sto che? Raga, basta, è finito. Vai, cioè, Betty. Vediamo se si rivolta. Guarda, a essere rivoltante. Vorrai la seconda fetta, io non te la darò. Vai, taglia sto coso. No, bisogna... Tipo... È un po'... Che qualcuno ci ha lanciato dell'acqua. No. È un concetto. Non scherziamo, Vale. No, allora adesso vediamo quanto sarà bello. Ma scusa, ma hai controllato che torno nella teglia che non ci fossero passati i gatti? No. Cacate di gatto. È un capolavoro. Vediamo se il capo apprezza. Senti che profumo. Vediamo capo. Che dice. Capo? Dicono che sembra una cacata. Sopra. Sono le palle di Natale al cioccolato. Ma una lettiera. Non me lo mangio no. Io. A giudicare la sua faccia è divino. Posso avere una fetta? Tu ne vuoi una cara? Per me, grazie. Tu? Io pure. Biglietto! No! Ragazzi, mentre qui c'è proprio Cucciolandia, guardateli, guardate la perfezione di questo trio, che non diventerà mai un duo tra stelle. Comunque, è arrivato il mio momento. Allora, così qua. No, vabbè. Cioè, sembra di avere il futuro in mano. Il sistema delle ruote sono tipo cingolati. Allora, carichiamo l'app Dyson Link. Iscriviamoci. Connettiamoci al wifi. Connettiti. Dopo. Allora, questo qui è il dock. No, vabbè. Sì, poi famo ste pulizie. Legato, che aveva tutta sta roba. Vale! Vale! Ghiacciata la mano. Ghiacciata. Oddio,
il gatto e la allora pulpe. dobbiamo ma mi hai perso la pena. Devi rimettere a posto. Mettiamo tutto sopra il tappeto e famo il sacco. Va a merenda, lo buttiamo qua fuori. Però se stavamo il tappeto spunta di nuovo. Dai, non ci credo che alla fine ti sei messa tu a sistemare. È partita la challenge. Vediamo il Marco come se la cava. Con una o con due mani? Sono 25 kg, 24. Mamma mia. Guarda, la challenge è questa. No, la challenge è questa. Sì, vabbè. Te sei proprio uno sborone, cioè tu fai solo challenge, qui sei bravo tu. Vai. Non ce la farò mai, me lo già c'è zero. Fallo con due. No, raga, un poeta. Vado. Mai fatto in vita mia. Ci stanno due modi, non la devo tenere così, ma me l'appoggio così. Tirare le gambe. Tum. Oppure vai soltanto di braccia. Boom. Scegli come preferisci. Oh, che siete matti. E lei poi e tu sei vabbè, ma quello senza gambe? Braccia? Solo di spalla? Bravissimo. Fermo da 3 anni. Ok, no, vabbè, rinuncio. Mi vado a pulire. Se ti divertì? Guarda che roba. Guarda che polso. Comunque calcola. Ah sì, è liscissimo. Il pavimento è liscissimo. Mi è venuta un'idea. Se c'è il gatto in mezzo. Via. Ognuno deve avere la stessa ciabatta, perché sennò l'attrito è differente. Oh, però prova da là. Almeno scivolo. Troppo attrito, va. Che ne porta, raga? Ottimo. Dovrei mettere il cuore. Voglio far fare la scivolata. Io sono svantaggiato. No. Sarebbe arrivata. È bellissimo. Il mio nuovo migliore amico adesso sta qua, che sta facendo un riposino. Se nella cuccia, tutta pulita, bravissimo. Sì, ciao Posi. Poi vedi che hanno fatto. Ma che ci fa sta kettlebell in mezzo al corridoio? Abbiamo fatto una cosa, sì. Ok. Olimpiadi. Raga, ma qua c'è il delirio. Cuscini per terra. Ma quelli che non hai visto l'ingresso. Come vuol dire non ho visto l'ingresso? Raga, ragazzi, ma che avete fatto? Enrico, c'è, diciamo che ci è scappato un po' più la mano con le pulizie. Ma non avete manco buttato la spazzatura? Vabbè. Scusate, ma che ci fa il sacco lì? Vabbè, tu cosa hai fatto? Ho messo i sacchi, ho fatto paura a Valentina. Ho casa con l'aspirapolvere. Tu hai pulito io il pavimento, l'ho pulito tutto. Abbiamo pure fatto le Olimpiadi di scivolo. Vabbè, e devo andare a buttare tutto io. Stavo divertendo un attimo, adesso si risolve tutto. Stavamo divertendo. C'è noi, sei nudo. È arrivato il momento della verità. Ma... però guarda come il cioccolato all'interno sembra in realtà una palla di Natale. Ah, una palla di Natale. No. L'avrete finiti dei limiti. Devi prenderti la stella per la nostra star. No, io volevo la stella. Te non lo mangi, sei allergico. No, qua mi hai fatto passare l'odio nei confronti di Gianmarco, Rico e Gabriele. Perché? E ce ne vuole. Lavi di voi un pezzettino, amica? No, Harry, tu hai detto che proprio non ti piace, non ti farei mai questo torto. Devo assaggiare per... Ma insomma, cioè, non, vuoi, non me la perdoni. Allora, vuoi io questo? Io questo. Guarda, allora, quanto è buono. So magna, che ci deve fare? No, non è buono, di più. Due. Allappa. No, mo va. Andiamo un po'. Ah, una 3M? Dai, che se non vedo è meno doloroso. I momenti di silenzio che aspetti soltanto il tri. No, che aspetti di arrivare alla fine perché c'è una puzza. De che? Fanno la prende. Dopo aver mandato a forza i ragazzi a finire di fare quello che non avevano mai iniziato a fare, credo che a questo punto sia arrivato il momento di fare una piccola recensione sulle prime impressioni del 360 Eurist.
Ma guardate quanto è carino. Innanzitutto grazie Dyson, anche grazie Davina per aver chiuso questa collaborazione a mia insaputa. Devo dire che è facilissimo. Premi play e aspira tutto quanto. Ha la modalità super silenziosa che manco lo sento. Quella lì forte e quella fortissima, che quindi va proprio a aspirare qualsiasi cosa. Inoltre, è in due secondi intuitivo. Ho creato un calendario per cui lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, che sono gli stessi giorni nei quali noi andiamo in onda col social viola alle 19, lui si sveglia la mattina alle 10 e pulisce tutto quanto. E poi alla fine mappatura di tutto quello che ha pulito. Cioè è geniale. Darò altri giorni per poterlo testare, ma secondo me quello in combo col V11. Ciao, io, regina del pulito. Datemi la corona, lo scettro ce l'ho già. A domani alle 14.